Bene, eccoci qua. Intanto grazie per il tuo tempo, adesso l'abbiamo fatta. Grazie dell'opportunità. Sì, insomma, penso che comunque tu abbia delle cose molto interessanti da dire, dopo che quelle conversazioni che abbiamo fatto tempo fa. E sì, infatti questa volta sì. Vorrei provare anche a sapere un po' di cose su altri argomenti che magari non avevamo proprio toccato. E sì, insomma, un primo argomento che mi interessa tanto è la concezione di tempo. Infatti, sì, tu anche in maniera provocatoria comunque mi avevi chiesto, infatti, anche la domanda: che ore sono? Che ore sono? Sì, tu come? Come? No, dico, se no, beh, vai pure se vuoi dire qualcosa. Io ti avevo detto che quando dovevamo appunto preparare le domande, ti avevo detto, ma per me puoi chiedermi anche che ore sono, come dire che certi temi si toccano a prescindere dalla domanda all'interno di un determinato contesto, secondo me. Quindi poi ho visto che hai proprio scritto che ore sono, e quindi è interessante, come dire, risvolto di questa mia battuta Sì, quasi, sì, sì. un po' leggera, no? Sì, Però vabbè, vabbè, chiara e leggera, sì. Sì. che ore sono, il tempo, il concetto di tempo, io Sì, come diciamo cosa, che non è una so, su cosa come la che è vivi tu? stata abbastanza a cuore come argomento che a me ultimamente, non so se devo presentarmi un attimo, non lo so. Ma se vuoi spendere un paio di parole, sì, certo, penso No, che nel ma senso, possa interessare cosa diciamo fai, che cosa ti dico, di cosa ti interessi, di cosa ti occupi, come io trascorri il tuo tempo. esatto. Io sono Marco, sono laureato in lingue e culture orientali. Da sempre ho praticato judo e affini, diciamo, meditazione, tutte queste cose qua, che ho sempre fatto un po' così per passione, un po' per gioco all'inizio soprattutto, e dopo è diventata una passione a tutti gli effetti, anche con gli aspetti, diciamo, meno ortodossi che la passione comporta, insomma, no? E proprio facendo queste meditazioni, queste pratiche, a un certo punto sono arrivato a considerare il concetto proprio di tempo. E è stata una cosa, da un lato una scoperta sensazionale, dall'altro una cosa che fa un po' paura, almeno a me ha fatto paura. E così, a farla breve, io posso dire che mi sembra che il tempo, mi sembra che ci siano tre tipi, diciamo, di tempistiche. Adesso avevo fatto anche due appunti, fammi vedere se li trovo, Sì, dovrebbero essere prego, prego. subito reperibili. Aspetta un attimo che trovo, eccolo qua. Eccolo qua, sì. Allora, c'è un tempo, è il tempo, diciamo, collettivo, cioè quello che tutti riconoscono come tale, che è il tempo della società, della socialità, cioè il tempo che si può chiamare collettivo per essere più chiaro, e io lo chiamerei tempistica, più che tempo, nel senso che la tempistica uno dice, ok, tu hai tot dovresti in teoria fare questa cosa in questo tempo, a prescindere da che cosa, dall'argomento di cui stiamo parlando. E questa è la collettività che lo scandisce, non siamo noi singoli. Poi però, contemporaneamente, anche questo è un tempo, però, insomma, contemporaneamente al tempo collettivo c'è il tempo interiore, che si può chiamare più semplicemente personale o individuale, che invece non lo scandisce nessuno se non la tua persona, e non, diciamo,
a piacere, non so come dire, è il tempo che ognuno sa di avere dentro di sé, diciamo che è la tempistica di tutto ciò che hai dentro, inteso come tutto ciò che hai dentro è una collettività di cose, o mettila così, però da fuori non è affatto visibile questa cosa, però tu, una volta che riconosci il tuo centro, cioè il tuo centro di coscienza, cioè la tua personalità, che è una cosa sola, allora ti accorgi che come fuori ci sono tante persone, anche dentro ci sono tante entità che hanno dei loro tempi, che gestiscono una tempistica, però siccome la mettiamo in contrasto con quella che è la tempistica, cioè collettiva sociale, allora io ho chiamato il tempo interiore bioritmo, che è molto, così è molto più chiaro a tutti che cosa sto dicendo. Una banalità, per farlo capire semplice, potrebbe essere un conto è la tempistica di raggiungere un determinato obiettivo, un diploma o raggiungere, cioè la socialità va ad obiettivi che siano di pochi secondi o di anni, comunque va ad obiettivi sostanzialmente. Mentre il bioritmo è qualcosa, diciamo, di un po' più romantico, tra virgolette, o anche più scientifico, a seconda dei punti di vista, ma potrebbe essere, per esempio, una formica, per quanto può avere una tempistica sociale che gli impone di fare determinate cose con le altre formiche, con gli altri esseri viventi, ha un bioritmo diverso da, che ne so, una volpe o da un canarino, da un serpente, eccetera. Quindi ognuno ha il suo bioritmo interiore. Poi però la collettività, visto che a me piace sempre pensare così, poi in maniera simpatica, mi piace pensare che ognuno di noi, in realtà, per quanto siamo tutti umani nella collettività, in realtà diciamo che ha uno spirito guida, tra virgolette, che non è del tutto umano, nonostante cerchiamo anche di far sì che sia così, per tanti motivi anche validissimi. Però non siamo tutti uguali e quindi nella collettività, più che vederci come tante formiche che fanno una sola cosa, io vedrei un po' come un insieme di animali che convivono insieme sotto l'effigie dell'umanità, che è la nostra parte più palese, e di conseguenza la tempistica, diciamo che è una cosa estremamente umana, mentre il bioritmo dipende dall'umano, magari per qualcuno è di un certo tipo, per qualcun altro no. E con questo non voglio dire che sono tempi sigillati, non so come dire. Però questa era la mia riflessione sul tempo e adesso ti dico il terzo Vabbè, sì. tempo. Ma intanto il fatto è che il terzo tempo deriva dal rapporto che c'è tra questi due tempi, cioè tra la tempistica e il bioritmo. Essendo che il bioritmo è facile, soprattutto per i più giovani, è facile che il bioritmo non coincida, non combaci esattamente con il tempo collettivo, sociale. Soprattutto perché un giovane si pensa, a volte si spera, comunque è più facile che un giovane si accorga di se stesso, diciamo, anche perché essendo nato da poco non sa chi è in realtà. Quindi è una delle priorità di moltissimi giovani, se non direi quasi tutti, cercare di capire chi sei, al di là del fatto che poi ti trovi bene o no con gli altri, insomma, con la collettività. Però a un certo punto, se veramente ti accorgi di chi sei, sicuramente trovi una discrepanza tra il tuo bioritmo e la tempistica sociale. Allora, cosa succede? Magari, appunto, è quando succede questa cosa qui che succedono, diciamo, dei disagi, dei problemi, perché un certo. Aspetta un attimo, che qua Tranquilla. c'è la chiesa che scandisce il tempo con le Sì. campane, e anche questa è un'altra roba in più, ma non vorrei toccare l'argomento. Ma No, beh, guarda, hanno tocca la pura, tocca la pure. detto, cioè, siccome non si esclude a priori assolutamente che le tempistiche
non vadano d'accordo con i bioritmi, nel senso che può essere benissimo che vadano d'accordo, ma è molto raro che vadano d'accordo al 100%, soprattutto in un'età giovanile, perché magari quando sei più avanti con l'età e hai anche un determinato e chiaro ruolo sociale, lo dice già il discorso, se hai un ruolo sociale sei tu la tempistica. Praticamente fai parte della tempistica, è come se il tuo bioritmo lo lasci a te stesso, non so come dire, lo gestisci tu, mentre la tempistica è una cosa che si gestisce tutti insieme. Il fatto che questo tu non sia così chiaro quando sei più piccolo va da sé che è quasi quando più sei piccolo, più è importante il contrario, cioè più importante il tuo bioritmo che non la tempistica. Ed è anche il motivo per il quale tu comunque vivi in un ambiente, tra virgolette, protetto che in teoria favorisce questo bioritmo che è appunto la famiglia e poi c'è comunque certe comunità dove non hai ancora molti limiti o Esatto, sbaglio. esatto. Ma Quindi sei lasciato, puoi giocare molto, tra virgolette, ah, no, tra virgolette, senza virgolette, poi giochi fondamentalmente. Quindi non hai la pressione di questa tempistica collettiva. sì. Esatto. E ovviamente anche se magari qualcuno non abbia la fortuna, barra sfortuna, perché a volte non è proprio la fortuna incredibile, di appunto riconoscere il proprio bioritmo. Comunque arriva a un certo punto, magari anche in età adulta, questa consapevolezza e crea comunque il bisogno di ritagliarsi un ambiente in cui comunque poter giocare col proprio bioritmo. Quindi io dico che a grandi linee i giovani, però in realtà non è così matematico, capito? Quindi cioè, sta di fatto che è proprio. Diventa comunque un problema perché quando tu hai una netta consapevolezza, perché essendo cose che per quanto gli studi, la scienza o anche gli studi umanistici, eccetera, cercano di studiare, cioè non ci sono delle definizioni così chiare e meccaniche che ti possono far risolvere facilmente l'argomento, non so come dire. Però sicuramente la tua netta consapevolezza, come dire, onesta con te stesso e anche con l'ambiente, cioè, non è discutibile almeno con te stesso. Quindi tu lo sai quando si tratta di avere a che fare col tuo bioritmo, lo sai, ma un altro disagio è quello che è difficile comunicarlo. Ah, sì. Però, comunque, tornando al Sì. discorso più lineare, è appunto quando i bioritmi, presa consapevolezza di loro stessi, si trovano in contrasto più o meno grande con le tempistiche, allora si creano delle discrepanze anche sociali, per cui persone con cui andavi d'accordissimo, a un certo punto non vai più d'accordo, non perché non ci vai d'accordo, ma perché riconosci che no, non sei, cioè se una volta che hai raggiunto questa consapevolezza, non puoi sottrarti a te stesso. Di conseguenza ti allontani da determinati ambienti, persone, collettività e ovviamente diciamo entri in una fase di solitudine, diciamo, in cui cerchi questo bioritmo al 100% per poi farlo confluire nuovamente o nella stessa socialità di prima o in un'altra, ma comunque cioè, non molti si fermano alla solitudine e basta, cioè la via dell'eremita proprio. E dico molti che raggiungono questa consapevolezza, non molti in generale, che sono anche pochi, però insomma. Però qui ti leggo proprio quello che avevo scritto velocemente, che insomma Grazie. magari non è molto chiaro a parole. No, io ho capito, ma poi ti chiedo delle cose, ma vai pure. Allora, dicevo, ricordiamoci che i bioritmi non sono separati dalle tempistiche, ma succede che tempistiche diverse comportano bioritmi troppo diversi e le persone non riescono più ad andare molto d'accordo e quindi alcuni decidono di sacrificare il proprio bioritmo a favore della collettività. E in altri casi sono le tempistiche che si sacrificano a favore dei singoli bioritmi. Quindi questo processo genera una terza dimensione temporale nuova che permette di andare nuovamente d'accordo, che
al momento chiameremo tempo libero. Capito? Quindi io l'ho messa così, diciamo, cioè, sì, una tempistica collettiva, un bioritmo che è il tempo personale e il tempo libero, tra virgolette, che è un non tempo che mette un po' d'accordo tutte quelle cose che in realtà non sarebbero affatto d'accordo. Quindi è una specie di fusione tra i primi due, ho Sì, capito bene? è una, puoi vederla sia come fusione sia come netto contrasto. Wow. Tra i due, è la stessa cosa, però sicuramente è l'intersezione tra i due, quello sì. Ehi, ma guarda, quello che hai E appena qui avrai detto è finito la affascinante. mia risposta. Sì. Vabbè, è tremendamente affascinante quello che hai detto, perché mi ha subito fatto venire in mente delle cose, delle immagini. E penso appunto a quando nella nostra vita, come hai detto tu, a un certo punto certe situazioni e certe persone è come se viaggiassero in una dimensione diversa. Cioè, quindi può essere che anche questo bioritmo e questa tempistica siano anche degli strumenti che ci permettono addirittura di viaggiare nel tempo. Certo. Cioè, quel Ma famoso viaggio nel tempo in realtà potrebbe essere appunto, potrebbero essere appunto questi due aspetti che sono dentro di noi e proprio, azzarderei dire, scientificamente ci permettono di viaggiare nel tempo. Cioè, nel senso, non scientificamente perché non so se si può provare questa cosa, ma a livello così sì, puramente insomma. di immaginazione, sì, nel senso. Quest'immagine che mi hai dato del viaggio nel tempo, io non l'avevo neanche considerato, te lo devo dire sinceramente, però ora che me l'hai fatta venire in mente, a me sembra proprio che, per esempio, conoscendo appunto varie lingue, e soprattutto quella asiatica, la lingua giapponese, che comunque ha di per sé come forma di struttura, un po' tutte le lingue dell'estremo oriente sono così, hanno due o al massimo tre tempi. Nei verbi, mentre noi italiani, anche più di altri europei, abbiamo una serie infinita di tempi, cioè il presente, passato prossimo, presente progressivo, il futuro anteriore, cioè noi abbiamo penso circa 15-20 tempi, mentre loro ne hanno 2-3. Ma Quindi prova a veramente, wow. immaginarti, se dovessimo parlare di viaggio nel tempo, chi è più avvantaggiato? Cioè, molto semplice. Senza fare ovviamente una gara, però prova a immaginare quanti strumenti abbiamo e a volte non ce ne accorgiamo semplicemente perché parliamo così per inerzia. Beh, sì, chiaro. Beh, sì, questo ciò che hai appena detto anche dei tempi verbali Sì, tempi verbali, è cioè in sì, realtà non è una cosa da clamorosa. poco No, come infatti, può sembrare, secondo me. infatti. E insomma, me l'hai fatto venire in mente adesso perché non ci avevo mai pensato. Sì, beh, neanche io. Effettivamente, sì, perché a scuola ci insegnano più o meno giustamente a scrivere, però nessuno effettivamente si è mai domandato, ma perché tutti questi tempi verbali? Ma scusa, e quindi in Giappone, cioè, ci sono quindi solo due o tre forme, hai detto? Sì, c'è Cioè, un presente, poi c'è un passato e il presente e il passato sono abbastanza netti. E poi c'è il futuro, che in realtà il futuro equivale sia al futuro che all'esortativo. Quindi, per esempio, in italiano è il latino, mi sembra l'esortativo. L'esortativo è il Evocativo, mi pare. evocativo, Evocativo. esatto, quella cosa lì, cioè nel senso, per esempio, noi in italiano possiamo dire dai, andiamo al cinema, che letteralmente è presente, giusto? Però andiamo al cinema è anche esortativo, cioè, ok? Cioè Un comando. invocativo, nel senso esorta le persone ad andare al cinema. Non so se si dice così, correggimi se sbaglio. Può essere, guarda, io non è che sia un Comunque, esperto. insomma, hai capito. Mentre in giapponese il futuro è assolutamente identico all'esortativo, nel senso andiamo al cinema oppure andremo al cinema, si dice esattamente allo stesso modo. Cambia il contesto che tu capisci che è un esortativo, nel senso che non hai ancora deciso di andare, allora è esortativo, oppure è un futuro netto perché avete già deciso di andare, quindi andremo, non andiamo
Andiamo, andremo. Ma tu hai visto, tu, beh, sei stato in Giappone, sì, anche recentemente, no, sei stato No, recentemente sono stato in Indocina. Indocina, scusa, ma in Giappone sei mai stato? Sei Sì, mai sono stato? stato quasi 14 mesi, 13 mesi. Ah, wow, e qui, secondo, cioè, ti senti di poter, beh, chiaramente se paragoniamo ci sono differenze, ma in base anche a quello che tu hai detto, tu prima hai detto che noi forse siamo più avvantaggiati avendo più tempi, oppure no, non ho capito bene questa cosa. No, nel senso Come che percepisci se poi queste due una culture anche? della capacità di viaggiare nel tempo, cosa che tu mi hai evocato come immagine, che sinceramente non ci ho mai pensato veramente, se non mi fa venire in mente Ritorno al futuro, il film di, il famoso film degli anni 80. Però non è che sì, quando ho pensato a queste tre tempistiche, questi tre tipi di tempo, diciamo, che non sono verbali, ma comunque. Non ci avevo neanche proprio pensato, però ora che ci penso, la capacità di viaggiare fantascientificamente nel tempo, secondo me, può essere fatta meglio qualora tu già di default hai una capacità di pensare verbalmente più tempi. Perché è come se avessi una macchina del tempo che può andare solo avanti e indietro e una che può Chiaro, andare di lato, sopra, sotto, ho capito? capito. In questo senso. Sì. No, molto chiaro questo. Poi non lo so, però così. Esatto. Sì, no, beh, stiamo esplorando delle idee, è quello che Cioè mi affascina. io riconosco che sono molto deciso, determinato quando parlo, ma non vuol dire che sia vero quello che dico. Cioè, Ah, beh, nel senso, sì. sono molto so, convinto di quello che dico, ma non vuol dire che quello che dico sia per forza convincente. Io lo so già. Ah, dico a me, guarda, mi hai proprio fatto venire in mente questa cosa che, devo essere sincero, mi piacerebbe sviluppare, nel senso, beh, anche in altri momenti, anche con altri strumenti. C'è proprio beh, quello che hai detto tu, sì, questo bioritmo, la tempistica, perché a me viene in mente comunque anche come è strutturata la nostra società contemporanea. E vorrei capire, beh, io non so se ci sia molto da capire, penso sia anche abbastanza palese, però sì, chiaramente la nostra società è ancora molto basata su una tempistica collettiva, se vogliamo. Cioè, pensiamo anche al classico esempio di prendere il treno, o prendere l'autobus, o stabilire un orario per incontrarci. Oggi siamo attenti fino ai secondi, cioè siamo molto precisi su questo. E l'istruzione è scandita in periodi molto ben prestabiliti. Il No, lavoro, beh, non parliamo del lavoro, poi del cosiddetto lavoro tradizionale, che sì. ha un inizio e una fine, addirittura decidono loro per te i break, le pause. E Ma quindi sì. cioè io se Sì, posso vai, vai. vai finire. Sì, Sì, prego, scusa. prego, prego. Cioè, quello che cioè, io penso che il tempo, a prescindere che sia interiore o esteriore, come tutto il resto, cioè come se il tempo fosse una cosa come un'altra, cioè, è comunque ha una funzionalità. Di conseguenza è logico, è quasi ovvio che delle tempistiche collettive se, devono essere più nette delle tempistiche interiori, quasi ovvio secondo me. Cioè, qualora fosse il contrario, probabilmente rimarremmo in 5 persone sul pianeta, penso. Sì. E quindi, a meno che non ci mettiamo d'accordo, penso che sia molto complicato, visto che aumentiamo sempre di più invece che diminuire sempre di più. E È quindi va da vero. sé che a livello collettivo dobbiamo definire dei tempi, tra virgolette, disumani a livello collettivo. Però a livello personale, invece, questo non è funzionale. Io non posso darmi delle tempistiche esattamente sulla falsariga di quelle collettive dentro di me. Perché qualora lo facessi, io sarei una specie di
umanoide, non un umano. Chiaro? Non so se mi spiego. Sì. Cioè, anche lì, però, per l'efficacia, faccio un esempio che dopo sicuramente ci torniamo sull'argomento. Stiamo un po' rispondendo a più domande già contemporaneamente, ma insomma, nello sport funziona così anche nello sport, cioè se io devo raggiungere determinati obiettivi sportivi, mi do delle tempistiche che non sono quelle mie normali. Mi do delle tempistiche come se io fossi una collettività, capito? Sì, E quindi anche lì la tempistica, tra virgolette, disumana, chiamiamola così, cioè è la più efficace per raggiungere un determinato obiettivo chiaro e semplice. chiaro. Okay? Di conseguenza, se io devo correre i 100 metri in 6 secondi, allora io annoterò quanti secondi, decimi di secondo, eccetera, cercherò di fare in modo che il mio corpo si modifichi per stare dentro 6 secondi. Capito? Quindi questo fa sì che poi quando c'è una gara, e lì diventa collettività assoluta, però io non ci sono più. Io ho raggiunto quell'obiettivo, sono stato dentro i 6 secondi. Addirittura se sono stato bravissimo, magari faccio 5 secondi e 70 decimi, capisci? Magari Sì. creo il record e quelle cose là. E quindi, secondo me, la tempistica molto meccanica è funzionale a un obiettivo chiaro. Però quando ti accorgi del tuo bioritmo, ti accorgi che il tuo obiettivo chiaro non è mai troppo chiaro, non so come dire, Sì. perché vai all'interno di una tua dimensione personale in cui sì, non sei, come dire, cioè è una dimensione che è stata sommersa negli anni, sia dalla storia, ma sia dalla tua singola storia. Da quando sei nato, ma anche quando è nata l'umanità, cioè è stata sommersa il tuo bioritmo da tante cose, per cui anche l'obiettivo del tuo bioritmo è sommerso di conseguenza. Riuscire a trovare, come in tanti film cult è stato chiaro, come per esempio in Matrix, tu fai il tuo lavoro sociale, però dentro di te senti a un certo punto che c'è un'altra cosa che ti sta chiamando per fare quello che dovresti fare, ma che nessuno nella società ti dice di fare. Allora l'ideale, io penso sempre questo, l'ideale penso che sia per chi ovviamente non è obbligatorio e non è neanche positivo o negativo, è una cosa che può succedere come no, ma qualora succeda che raggiungi questa illuminazione personale, allora l'ideale è trovare una dimensione in cui fai almeno, dipende dalle persone, almeno una doppia vita. Cioè una vita in cui tu sei perfettamente incasellato, diciamo, nella tempistica, e un'altra vita in cui tu sei, in cui tu dedichi l'impegno al tuo bioritmo, che poi non fanno altro che, arrivato a un certo livello, cosa che mi è successa in passato, purtroppo non mi sta succedendo in questo momento, ma in passato sì, arrivi in un momento in cui il coltivare il tuo bioritmo personale migliora il tuo apporto alla socialità, e svolgere un buon servizio sociale, non so come chiamarlo, con le tempistiche giuste, migliora anche la coltivazione del tuo stesso bioritmo, cioè biunivoca come cosa, capisci? Sì. Quindi, secondo me, per chi ha la fortuna o sfortuna o la possibilità o gli è capitato di avere questa scintilla, gli consiglierei subito: trovati una doppia vita, organizzati una doppia vita subito, altrimenti perdi o l'una o l'altra, quindi diventi o quello là strano che sta sempre da solo, non so come dire. Un Oppure diventi eremita. quello là che è la pedina del sistema, appunto. E beh, chiaro. Invece, Chiaro. a volte dico, perché è vero anche il contrario, che la mancata consapevolezza non comporta il problema. Capisci? Quindi se tu non ti accorgi mai di questa cosa, ok, tu pensi solo, in realtà li fai tutti e due un po' così, però non hai questa esigenza di una doppia vita. Perché secondo me la doppia vita è una via molto valida per chi ha una
ha avuto un grosso shock personale dopo questa scoperta. Se invece tu non hai mai avuto uno shock, mai semplicemente quella sottile consapevolezza che tu non sai tutti e basta, cosa che hanno tutti a un certo punto, allora non auspicherei una doppia vita a una persona così, sinceramente, perché potrebbe essere controproducente, non so come dire. Ah, guarda, Visto che tu, sì. Sì, l'obiettivo di quello che sto dicendo è il benessere generale, che sia dal personale al collettivo o dal collettivo al personale, semplice. vai, hai Non è che appena faccio i descritto. calcoli, cosa me ne viene, cosa te ne viene, Sì, cioè sì, sì, sì. sì e no, hai capito? Cioè, una cosa. Ma intanto hai appena descritto il mito della caverna di Platone, Ah, sì, proprio, cavolo. cioè, proprio l'hai descritta, se non so se era. Sì, inconsciamente sicuramente ci sei arrivato per altre vie, però sì, cioè questo è esattamente questo. Degli uomini che, persone che o credono a quella dimensione, altri che sentono un'esigenza, escono, c'è questa luce accecante che quasi ti acceca, e se poi torni indietro addirittura per dirlo agli altri, quasi rischi di essere ucciso per quello che hai provato o visto. Anche lì avrei un bel po' di cose da dire, ma insomma. Sì, beh, ma guarda, sei, se lo Magari stai, dillo, dillo. Ok. passiamo alla prossima domanda, perché sennò poi il tempo scorre troppo Sì. velocemente. Ma magari lo riserviamo per un altro incontro. Se ti va, sì, quindi magari questo possiamo anche affrontarlo un'altra volta, magari me lo segno. Sì, no, perché sì, come sai, io potrei andare avanti per ore. Lo so, lo so. Sì. Sì, beh, noi avevamo poi anche accennato, non so, al concetto di, se non ricordo male, di rivoluzione o evoluzione. Sì, mi pare avessimo già anche parlato, ne avessimo già parlato tra di noi. Cioè, se c'è una differenza tra rivoluzione ed evoluzione, non so, è una cosa Io che, penso cioè, come la vedi tu? ci sono tutte, cioè, tutte le risposte delle domande che mi hai preparato sono sempre su una triplice via, diciamo. Ora che vedo bene, ho la scaletta qua davanti. Quindi anche lì, secondo me, rivoluzione e evoluzione, secondo me, sono un po' come tempistica e bioritmo. Non so come dire. Di conseguenza, Sì, beh, sono collegati, immagino. sono un po' collegati, però su un'altra ottava, non so come dire. Non sono sulla stessa dimensione del temporale, però hanno qualche cosa di simile, perché secondo me, allora, intanto bisogna capire la differenza proprio di significato, che secondo me rivoluzione significa sostanzialmente distruggere quello che c'era prima e creare qualcosa di nuovo, punto. Mentre l'evoluzione significa non distruggere quello che c'era prima, ma permettere a quello che c'era prima di passare a uno stadio successivo. Quindi io, cioè, chiarita queste differenze, io sono, diciamo, non ho mai. Cioè, sono arrivato anch'io con i miei mezzi, non so, quelli ho, sono arrivato a una terza definizione anche qua, che mette insieme un po' le due cose. Cioè, mentre l'evoluzione è un qualcosa, secondo me, è un po' più facile da un punto di vista personale, e la rivoluzione è più facile da un punto di vista collettivo. E anche qui vedi che c'è un po' richiamo a quello al discorso di prima. In realtà, però, ovviamente, come il singolo può andare in contrasto con la collettività e viceversa, anche qui l'evoluzione può andare in contrasto con la rivoluzione e viceversa. Come no, ovviamente, come no. Però, siccome sicuramente in certe situazioni vanno in contrasto e basta, io ho trovato una nuova parola per definire quello che uscirebbe fuori dall'intersezione
tra rivoluzione ed evoluzione. E quale sarebbe? Fa Ok, ridere sarebbe. perché sono cose che, cioè, mi fa piacere poterle dire così in un'intervista lineare, perché non so, io l'ho sempre pensato un po', tra virgolette, distrattamente o più o meno consapevolmente, insomma, un po' per passione, perché anche la passione, se da un lato è una grande cosa, dall'altro sembra quasi che quando c'è la passione non ci sei tu, non so come dire. Quindi a volte pensi cose che in realtà non sapevi neanche di pensare, insomma, Eh beh, sì. così sembra una cosa un po' losca, ma in realtà ti assicuro che non lo è. No, ma È così che funziona e credo. basta. E comunque ho trovato questa terza definizione. Tra rivoluzione ed evoluzione ho chiamato reivoluzione. Rei? Dove reivoluzione? Dove Wow. rei in giapponese, visto che appunto io uso i miei mezzi, rei vuol dire rispetto. Wow. Quindi praticamente Bellissima reivoluzione questa. sarebbe l'intersezione di cambiamento drastico e cambiamento, drastico, che è la rivoluzione, e cambiamento più sottile ma duraturo, non so come dire, che sarebbe l'evoluzione. Ok, quindi una specie di cambiamento rispettoso, cioè con rispetto. Sì, esatto, puoi chiamarlo come sì, un cambiamento rispettoso, oppure anche un cambiamento che avviene tramite il rispetto, come l'avevo pensata io, cioè. Nel senso che nella rivoluzione il rispetto è molto poco, non so come dire, è decisamente troppo Sì. poco. Nell'evoluzione mi sembra, almeno per la mia esperienza, che a volte sia eccessivamente troppo, perché nell'evoluzione appunto ci vuole una dose di rispetto che può raggiungere dei livelli di ridicolo. Hai degli esempi, cioè, che ti Beh, vengono in per mente? esempio, se nella rivoluzione, quella più banale, quella di una situazione non va bene, ci si organizza alla bella e meglio, si butta giù quello che si ritiene responsabile della situazione di merda, e poi si fa tutto da capo, a tavolino, non so come dire. Qui il rispetto è pressoché inesistente, perché chiunque abbia creato o abbia avuto maggiori responsabilità di una determinata situazione, di sicuro non può aver avuto fin dall'inizio l'obiettivo di creare una merda, non so se mi spiego. Ah, chiaro. Quindi la mancanza di rispetto verso chi ha fatto molto è troppa nella rivoluzione. Nell'evoluzione, invece, che è una cosa un po' che può accadere solo su scale più piccole, cioè che può avvenire meglio su scale più piccole, la scala più piccola che c'è, secondo me, è il singolo, l'individuo. Nell'evoluzione, per esempio, a livello artistico, è più semplice da capire, una persona che intraprende un percorso artistico, rispetto alle prime, che so, può essere una canzone, facciamo musica, dalle prime canzoni che possono sembrare quasi così, una sorta di estro per giocare, poi si accorge, quasi sempre meno per gioco, che un determinato estro lo porta impersonalmente a un livello successivo. Di conseguenza inizia ad avere un rispetto personale che può raggiungere livelli di ridicolo. Per cui l'artista diventa quasi eccessivamente egocentrico, perché ha capito che il rispetto della propria follia, non so come dire, permette un'evoluzione personale, e quindi l'artista è più incline a rispettare cose di una follia incredibile. Per cui Chiaro. può risultare un rispetto, come dire, io dico ridicolo, ma penso si capisca, insomma. In Come realtà, la reivoluzione, invece, che mi sono immaginato io, vede appunto anche qui una sorta di soluzione intermedia, in cui praticamente sì, è sempre
Cioè, è sempre il singolo è al centro della collettività che è al centro del singolo, è una sorta di infinita spirale come si dice? Non psichedelica, ma beh, non so come si dica in Sì. italiano, insomma. Quindi con il rispetto per tutto ciò che c'è, cioè non solo personale e non solo di ciò che è all'esterno, anche perché cioè, io penso che il motivo per cui si arrivi sempre a degli estremi scomodi è il fatto che appunto, non c'è mai un determinato equilibrio nel punto di vista di chi guarda gli estremi e non tanto nel fatto che le cose sono così, non so come dire. Oppure sono sempre state così, che è una cosa che mi fa incazzare, che tu non hai idea, sono sempre state così. Cioè, ora perché da 10.000 anni si sbaglia? Vabbè, si è sempre sbagliato, ma cosa c'entra? Però vabbè, insomma, queste sono anche No, le mie opinioni puramente personali. chiaro. Comunque, la rivoluzione appunto è questo focus maggiormente sul rispetto, anche perché il rispetto ha una definizione molto più sorprendente di quella che noi siamo soliti pensare, secondo me. Cioè, praticamente il rispetto è un concetto molto fisico nel senso di scientifico. Non è un concetto chissà che romantico come siamo abituati, almeno mi sembra, dal mio punto di vista, sembra che siamo abituati al rispetto come qualcosa di abbastanza soggettivistico. Che infatti è diventato quasi tu non mi rispetti perché non fai quello che dico io, oppure tu non mi rispetti perché la pensi in maniera diversa, che non c'entra assolutamente niente con quello che rispetto significa. E rispetto significa proprio significa giusta distanza. Ah, sì. Tra l'altro, in giapponese la parola rei, che vuol dire che io ho tradotto come rispetto, viene spesso tradotta come etichetta sociale. E l'etichetta sociale in Giappone prevede palesemente una giusta distanza che viene suggellata dall'inchino. Bella questa, wow. Capisci? Quindi per loro un inchino, tra l'altro, in base ai gradi dell'inchino c'è una distanza più o meno grande. Cioè, se io verso di te faccio così, vuol dire che sei mio amico. Ma se io mi prostro a 45 gradi, forse non sei solo un amico. Capisci cosa voglio dire? Poi non solo, ma l'inchino fisico tiene anche in considerazione la tua altezza. Come? L'inchino fisico tiene in considerazione anche la tua altezza fisica. Cioè, quindi in base Sì. alla tua altezza tu devi stare attento anche a non scontrarti, quindi non è che c'è uno standard, cioè tu ti No, pieghi in esatto. base alla tua altezza. E quindi non si dice neanche, guarda, tu devi essere separato da quella persona tot metri, tot centimetri. Devi trovare tu il modo di piegarti senza, ovviamente, immagino, sto un po' fantasticando, ma senza sbattere contro Sì, l'altra no, ho persona. capito cosa vuoi È dire. misurato Esatto. alla tua altezza fisica. E ovviamente l'altezza fisica è soggettiva. Quindi non so se c'è anche del Certo. soggettivo in questo rispetto. È una cosa così che mi è venuta in mente. No, io ho capito cosa vuoi dire. Cioè, per esempio, tu che sei, penso, 1,95, può essere? No, 93. 93, ci sono andato vicino, però 1,93 con un giapponese medio che più o meno sarà un po' più basso di me, io sono 1,75, 76, con uno di 1,70, cioè se tu ti piegassi con la stessa inclinazione di uno di 1,70 a una distanza standard, è sicuro che vi sbattete, cioè tu vai addosso a lui praticamente, cioè, molto semplice. Quindi sì, c'è anche un'accortezza alla distanza, eccetera, ma questo è interessantissimo, cioè, ti giuro, non ci avevo mai pensato, bellissimo. Ma io stavo pensando proprio in maniera come si dice, più semplice, al concetto di rispetto, che vuol dire, per esempio, io rispetto a te sono 20 centimetri più basso, 15 centimetri più basso. Oppure che ne so, Vero. tu rispetto
alla porta sei a tot metri di distanza. Oppure io rispetto a te sono più pesante. Oppure tu rispetto a me sei più chiaro. Cioè, tutte queste cose qua. Cioè, rispetto è un qualcosa che non ha a che fare solo, come dire, con la distanza di un inchino. Anche se volevo che fosse chiaro per farti capire come in giapponese è ancora più, cioè, ancora più, combacia con quello che stiamo dicendo, insomma. Però in realtà anche in italiano, se ci pensi, perché rispetto si può usare esattamente come lo sto usando io. Io rispetto al computer solo di un altro materiale, per esempio. Oppure io rispetto al computer solo a 50 cm di distanza rispetto allo schermo. Io sto usando rispetto, non sto usando un'altra parola. Però il Vero. rispetto inteso in maniera un po' più romantica sembra qualcosa che va al di là di questo, mentre secondo me a un livello più alto non è altro che l'aver assimilato profondamente questo. Wow. Cioè non è un deviare dall'originale, ma è un far evolvere il concetto stesso di rispetto. E poi io con una domanda un po' provocatoria per te. Vai. Tu cosa succede quando qualcuno entra a casa tua per farti la guerra? Sei sempre in grado di, tra virgolette, far evolvere quella situazione o fai una rivoluzione per contrastare questa, chiamiamola, invasione di campo, che può essere appunto possiamo appunto pensare alla scala politica, non so, pensiamo anche al nazismo di Hitler che ha invaso altri territori, o non so, qualcuno che ti si avvicina e ti ruba un telefono, un estraneo che mentre cammini ti ruba il telefono. La reazione, cioè, può sempre essere di rivoluzione o di evoluzione anche in situazioni molto, tra virgolette, pratiche che riguardano anche magari la Ma io sopravvivenza penso. fisica. Cioè, non so se mi spiego, cioè, è Cioè. possibile applicare questo concetto di rivoluzione, quindi distruggere quello che c'è stato, quello che c'è, o applicare questa evoluzione o questa reevoluzione, questa giusta distanza, quando però Ma io penso qualcuno che. dall'esterno viene dentro e invade questo rispetto. Non so se è una cosa che ha senso per te. Cioè, Sì. No, io cioè, rispondo dicendo che cioè, se mantengo come perno, come centro la rivoluzione, è quasi va da sé che in base alla situazione io sarò un po' più evoluzionistico o un po' più rivoluzionario. Capisci? Di conseguenza, poi c'è appunto però è diverso dal dualismo, non so come dire. Cioè, il punto centrale è la rivoluzione, mettiamola così, stiamo parlando un po' di fantaparole, anche, non so, insomma. sì. Però, cioè, io con la rivoluzione io rispetto la situazione e di conseguenza, rispetto alla situazione, scelgo cosa conviene fare nel momento in cui succede. Cioè, non te lo posso Ah, dire sì, prima, non so come chiaro, dirtelo, chiaro. No, ho capito non te lo posso dire prima. perfettamente. Sì, cioè, devi fare i conti con quello che succede. E Poi sì, noi. logico che se ho il centro, il focus sulla rivoluzione, cioè sul rispetto più asettico possibile, è logico che tendenzialmente cercherò di non ricorrere alla rivoluzione. Perché secondo me la rivoluzione è la soluzione di chi non ha una chiara, di chi ha poca lucidità in qualche modo. Chiaro. Quindi, se è vero che il rispetto che ti ho detto prima ha a che fare con una chiara lucidità di quello che sta succedendo proprio dal punto di vista fisico, cioè io sono qui, tu sei lì, qui c'è questo, qui c'è la porta, quindi hai tutta la visione possibile e immaginabile, è chiaro che va da sé che non sono troppo impulsivo. Però potrebbe essere che la situazione mi impone di esserlo lo stesso, non so come dire.
Perché un conto è l'efficacia, un conto è l'ideale, come sempre. Vabbè, è chiaro. Quindi quello che io voglio far capire è che non è, cioè non cambia nulla di pratico, non so come dire. Cambia un atteggiamento che sul lungo andare potrebbe cambiare notevolmente, però qualcosa di pratico. Wow. Non so se mi spiego, cioè, Sì, no, penso ho che capito se perfettamente. reagissi con uno che mi vuole rubare il portafoglio mentre sto camminando e io semplicemente non so, gli metti caso che riesco anche ad afferrargli il polso prima che lo tolga dalla tasca, non lo so. Metti in caso che lo afferro per un istante, lo so, lo guardo negli occhi, mi prendo il portafoglio, gli lancio la mano e vado via come se non fosse successo niente. Questo che cos'è? Rivoluzione o devoluzione? Non lo so neanche io, Si sa, sinceramente. non si sa, non Capisci? si sa. Sì. Però se invece di uno che ti ruba il portafoglio con la mano, sono sei ragazzi con le spranghe, ok? Sei ragazzi con le spranghe. Allora è un po' diverso. Io devo, sempre centrato con una visione re-evoluzionistica o Wow. re-evoluzionaria, perché si può dire in tutti e due i modi, penso, però devo decidere se per la salvaguardia fisica di me stesso, magari siamo io e te, che ne so, cioè cosa conviene fare, capisci? Conviene cercare di andare sulla parte più, come dire, evoluzionista, cioè fare in modo che quello che muove quelle spranghe si evolva fino a non doverle più usare. Cioè c'è il tempo materiale per fare questo in poco tempo, allora lo facciamo. Se invece vediamo che, o vedo che è letteralmente impossibile, magari se vedo una spranga per terra la prendo anch'io, non so come dire. Chiaro, Cioè, chiaro. Sì, dipende da tante cose. sì, lasci aperto, lasci Sì, vabbè, io vorrei che da un punto di vista proprio sociale sembra a volte che ragionare così sia un po' non voler prendersi la responsabilità di una scelta. Io invece penso che sia proprio il contrario, sinceramente. Beh, sì, ma guarda, A mi volte trovi può pienamente sembrare che d'accordo. dice, non tessile, pane e poeta. Insomma, non è quello che sto dicendo io. Cioè, bisogna vedere anche con chi parli, perché magari se appunto parli di cose così micro, come dire, micro, cioè dettagli così sottili, cose così sottili. Magari se ne parli con uno che beve tutti i giorni al bar, forse oltre a sprecare tempo tu, Vabbè, sì. cioè, rischi anche di non raggiungere grandi risultati dalla No, conversazione, anche l'altro non li raggiunge, non so come dire. sì, E anche questa è prima. Sì, discriminazione nei confronti di chi per qualsiasi motivo sceglie di bere tutti i giorni al bar. Cioè, no, sono due linee del tempo, le diverse, quindi sì, un po' sì. sì. Però allora qui mi verrebbe da chiederti, allora cos'è la rottura di coglioni? E cos'è l'inimicizia? Cos'è una rottura di coglioni? Oppure una sì. inimicizia? Ah sì, bella questa cosa che mi era venuta in mente l'altra volta parlando. Perché sì, cioè va da sé, dal discorso che abbiamo appena fatto, cioè che una rottura di coglioni può essere appunto una incomprensione di cui ci si è accorti un po' troppo in ritardo. Ah, bella questa. Capito? Cioè io mi sono accorto un po' troppo tardi che stavo parlando di rivoluzione, rivoluzione, evoluzione, con uno che era alla nona ombra e dopo aver bevuto sei birre. Però ho detto, oh cazzo, che rottura di coglione, sto qua mi farà una pizza così. Io è inutile che parlo perché mi sono accorto troppo tardi che non può capirmi. E quella è una rottura di coglione, quindi non è un mio nemico, anche se magari questa mia consapevolezza, questo mio cambio di mood può creare un'inimicizia. Io potrei essere un nemico per lui, ma lui non per me. Capito? Eh beh, sì, beh, mi Quindi, viene. praticamente la rottura dei coglioni è sì, quello che ti ho appena detto, cioè un tempismo sbagliato. Un tempismo sbagliato che ti fa accorgere in differita di qualcosa che se te ne fossi accorto prima non ci sarebbe proprio stata neanche la rottura dei coglioni. Proprio. Non ci sarebbe stato, non sarebbe esistita.
c'è un'inimicizia, secondo me è qualcosa di un po' più radicato, più profondo, tipo una sorta di palese conflitto di interessi, non so come dire, cioè tu vuoi, non so, vuoi una matita, io voglio una matita, c'è solo una matita, va da sé che io sono amico tuo, tu nemico mio, punto. Cioè, nei confronti dell'obiettivo comune, sicuramente. E anche lì, come la rottura di coglioni si può risolvere, anche l'inimicizia si può risolvere, non è che sono due cose inossidabili, però sono due cose diverse. Qui non ho una terza via, in realtà, su questa cosa. Però penso che sì, anche lì va da sé che la rottura di coglioni la risolvi in qualche modo, creando degli espedienti, non so come dire. L'inimicizia invece è più dura da risolvere, però la risolvi lo stesso, magari non con degli espedienti perché potrebbero aumentare l'inimicizia. Invece, se è una rottura di coglioni, un espediente può anche veramente risolvere la cosa. Un'inimicizia, ti trovi degli espedienti, sembra che pure che prendi per il culo, capito? Quindi non è che è una grande mossa. Però magari far vedere lucidamente che, per esempio, se spezziamo a metà la matita e temperiamo un'estremità, si ottengono due matite un po' più piccole, per esempio. Sì, assolutamente. Oppure puoi anche, potremmo arrivare anche a una soluzione che può essere clonare quella matita. E la Certo, tecnologia oggi, ce lo permette. ancora meglio. E infatti, sì. Così abbiamo due matite grandi e uguali. Beh, sì, ma la tecnologia proprio mette in luce questa anche nuova consapevolezza del fatto che non c'è neanche più bisogno di essere nemici, perché se pensiamo appunto alla rete internet, che è di fatto infinito, è una risorsa infinita se ci pensiamo, chiunque oggi può aprire uno spazio sul web e non deve rubare quello spazio. Quando in realtà la terra, la proprietà terriera, invece era stata decisa ed era sempre stata nelle mani di pochi, ed ecco che abbiamo avuto le guerre. Ma oggi la rete può essere colonizzata da chiunque, e di fatto, a livello proprio puramente pratico. Cioè, chiunque può aprire un canale YouTube, chiunque può aprire un website. Non c'è qualcuno che dice: no, guarda che tu non puoi. Di fatto, e questo secondo me mostra appunto che la consapevolezza sta cambiando, o meglio, tante più persone si stanno rendendo conto che in realtà non ci sono proprietà, o non ci sono, non c'è più una sola matita, oggi ci sono infinite matite. Questa è un po' la mia visione sulla collettività contemporanea. E secondo me, guardando quello che sta succedendo, stiamo andando verso quella dimensione. Pensiamo che le stampanti 3D Sì, beh. oggi puoi creare qualsiasi cosa a livello materiale, perché c'è sempre più esigenza di tante più persone che ricercano, che hanno, o meglio, che ricercano questo sfogo probabilmente creativo, di questa esigenza di manifestare la loro consapevolezza nei confronti di questa materia che è sempre più accessibile a tutti. Questa è una mia riflessione, puramente personale, una mia ipotesi di lavoro, ecco, sulla quale ci sto lavorando da un po' di tempo. Che altro c'è? Ah, sì, beh. Non so se vuoi che affrontiamo anche il tema della morte, oppure non so se vuoi riservarlo a un altro incontro. Adesso dimmi tu come ti senti. Sì, Siamo arrivati a un'ora, mi sembra adesso. più o meno, sì.
Possiamo fare queste ultime domande? Sì, ormai che siamo Perché, qui. okay. Beh, sì, il concetto di morte, Dai, il concetto di qual morte. è, come, insomma, come ti, cosa ne pensi tu fondamentalmente e qual è il tuo rapporto con la morte? Visto che è un Allora, tema, io di cui si parla molto poco, se non sì, è vero, addirittura io non se ne parla. premetto che non ci capisco un cazzo, ma ciò non vuol dire che non ho provato a capirci qualcosa, insomma. Chiaro. E non cioè, la morte. Secondo me la morte significa semplicemente smettere di funzionare in generale. Quindi qualsiasi cosa che smette di funzionare è morta, insomma. Però come ci sono. Cioè, un conto è, come dire, lo stand-by, che la latenza. Che magari una cosa non è che non funziona, non sta funzionando, non so come dire, è semplicemente spento, non è rotto, non so come dire. E quello non è morte, è uno stand-by, una latenza. Non so bene che parole dire, io ho solo tante immagini più che parole riguardo alla morte. No? Se ne parla troppo poco sicuramente, ma secondo me anche perché forse come noi tanti altri non hanno le parole per parlarne, quindi Ah, non non, so di perché fatto vogliono non lo evitare sappiamo. l'argomento. Di fatto non lo sappiamo. Cioè, sono tutte ipotesi alla fine, quelle che si fa. Sì, io non lo so, si dice che appunto, chi ritorna dalla morte. Ha, non so, determinate facoltà che altri magari non possono avere, non avendola mai vista, però io penso di aver, cioè, in qualche modo mi sembra che la morte sia un po' come diceva Epicuro, mi sembra, mi ricordo se era Epicuro, vabbè. Comunque, insomma, se ce l'hai non ci sei tu, se ci sei tu non ce l'hai. Diciamo che è quasi una normale relazione con una ragazza, più Ah, beh, o meno. sì. Detta così, è un po' spietato, però è un po' vero. Cioè, Sì. anche con una ragazza, quando hai un determinato, almeno per la mia esperienza, magari più o meno triste che sia, non lo so, però di solito è una cosa rara che tu sei molto presente, lei anche. Di solito se tu sei presente lei no, però se tu non sei presente lei sì. E quindi alla fine puoi sperimentare la morte semplicemente trovandoti una compagna o un insomma, un partner Sì, e sentire le dinamiche, che poi alla fine appunto sono dinamiche abbastanza relative alla sfera della sessualità, per cui non è neanche un caso che si parla sempre di Eros e Thanatos, Thanatos, non so come si dice. Perché sì, alla fine non ho ben capito il tipo di allusione esatta, forse, non lo so, però diciamo che una cosa richiama l'altra, un po' prendendo in giro, l'una prende un po' in giro l'altra, più o meno. Nel senso che Forse sono due modi diversi di vedere la stessa cosa, o sono due cose separate, ma sono opposte. Boh, non lo so, io Ah, non ok, certo onestamente. dici. Ah, bello questo, non ci avevo pensato. Cioè, dici come se l'opposto del. Cioè, come diciamo lo Yin e lo Yang, tipo, c'è l'Eros e il Thanatos. Potrebbe essere, non lo so, Dici ovviamente, così? una ipotesi. Boh, sì, potrebbe essere Può essere, appunto il nostro modo di interagire
oscillando tra questi due opposti, nella speranza di decifrare questa cosa che non è decifrabile in sostanza. E quindi abbiamo visto queste immagini. Anche qua è difficile. Cioè, possiamo appunto parlarne. Cioè, il concetto di morte è qualcosa di molto forte. Cioè, e soprattutto, secondo me, anche lì è un grande argomentone che è quasi un bene che sia venuto adesso, dopo quello che abbiamo detto, non all'inizio. Perché alla luce di quanto abbiamo detto, possiamo capire anche diverse declinazioni della morte a seconda della dimensione che prendiamo in considerazione. Cioè, ci sono praticamente delle morti che grazie a determinate consapevolezze sono inconcepibili, ma senza quelle consapevolezze uno muore sul serio. Cioè, non so se mi spiego. Quindi cioè, io direi che la morte è il più frainteso disturbo, come si dice, più frainteso, la più fraintesa patologia psicosomatica di tutte. Grazie. Perché è quasi come cioè, un conto è se appunto ti avviene l'allergia perché hai uno sfogo psicosomatico che praticamente vuol dire quello che sei tu in un determinato contesto, magari non ti fa capire le regole di quel contesto e tu somatizzi praticamente. L'apoteosi di questo discorso è la morte fisica, proprio muori tutto, muori un pezzettino o una piccolo o hai un disturbo, proprio muori tutto. E io penso che però funzioni esattamente allo stesso modo. E se da un lato mi dà una certa serenità il fatto di sapere che sostanzialmente la morte esiste vera, cioè proprio se me la cerco in qualche modo, dall'altro mi spaventa perché dico, cazzo, metti che cioè, una volta che sei morto, che tu fossi consapevole o meno, che te la cercassi o meno. No, sei morto. Non è che basta sapere come funziona per evitarla. Capisci? Quindi da un lato magari sì, mi sento più sereno perché sicuramente forse prima di questa consapevolezza mi sentivo più vulnerabile in qualche modo, però adesso anche se, cioè non è che mi sento immortale solo perché ho questa consapevolezza. Sì. Magari è una grandissima anche quella rottura di coglioni, non lo sappiamo. Potrebbe essere, anzi, ho Può essere. sospetto che lo sia. Sì, esatto. Sicuramente, beh, insomma, penso che ormai, almeno nella dimensione mia e tua, già da come parliamo da un'ora, penso che entrambi siamo d'accordo che la morte non è la nemica della vita. No. Quindi sicuramente se hanno una relazione potrebbe essere quella di rottura di coglioni più che inimicizia. Vabbè, sì. Sì. Penso anche perché la morte che uccide la vita, dopo c'è una vita che uccide la morte, sembra una cosa infinita Beh, che ha sì. di dubbia utilità quasi. Mentre una Poi rottura di coglioni è un po' più. Ci sta meglio, secondo sì, la prendi anche con più leggerezza e ricapisci che è un passaggio che passerà e che ti serve per capire che dovevi andare oltre e non sappiamo ancora cosa sia quell'oltre, ma esatto. abbiamo il Secondo sospetto. me. Ma No. Esatto, secondo me la morte, diciamo che si potrebbe intendere in maniera definitiva come limite. Cioè, morte per me sarebbe, è tipo il limite supremo, però non è che vuol dire che dobbiamo per forza raggiungerlo, ma nel senso, qualsiasi limite tu superi, a un certo punto è come i cosi, come si chiamano, i livelli di un videogioco, no? eh beh, sì, Cioè, tu fai il esatto. primo stage, poi vai nel secondo, terzo, se
metti che possono essere anche infiniti, però tu qualsiasi stage o livello superi, dopo ce n'è un altro, c'è un altro limite dopo. Quel limite dopo il limite io lo chiamerei morte, tipo. Cioè il limite ultimo, tipo, che però non è l'ultimo, perché poi ce n'è un altro ancora. Però Sì, allora infatti slitta la morte, capito? svegli e capisci che eri un personaggio di un videogioco e c'era qualcun altro che gestiva la tua vita. Sì, Vabbè, allora lì è l'altra rottura di coglioni. lo so, penso che sia infinito. Poi, ma io credo che ognuno di noi, secondo me, debba sperimentare, cercare anche di descrivere la morte a proprio modo, in maniera giocosa e artistica. Questa, secondo me, è l'unica via. Io penso che ci sono persone che della morte ne fanno una professione in tutto e per tutto. Cioè, quindi vuol dire che comunque non è una cosa, come dire, per quanto si possa affrontare con leggerezza, comunque è una cosa degna di nota, insomma. È una cosa da bypassare il più presto possibile, tipo. No, Perché assolutamente. se veramente hai persone. È fondamentale Come? per chi. No, è fondamentale, quantomeno una domanda fondamentale, scusa, intendo dire. È una. Sì, è una domanda che nasce. È una Vabbè, insomma, curiosità. diciamo che questa domanda, questa risposta è stata un po' la peggiore fino adesso. Un po' No, ma non incrinato credo ci. il mood perché No, almeno assolutamente, non credo ci sia, no, ma secondo me fa tutto parte di no, questo ok, gioco. E cioè, secondo me, sì, no. viste anche le condizioni culturali in cui spesso ci troviamo, cioè sono momenti fondamentali di riflessione, ma è poi chiaro, Beh, comunque, per non la finire, vede come vuole. per chiudere l'argomento, io ti direi che sicuramente banalmente anche perché magari è una cosa già detta, però io non l'avevo mai detta in un contesto del genere, quindi boh, la dico. Cioè, per me la morte è semplicemente una parte della vita e basta. Cioè, anche semplicemente vedendola come il rovescio della medaglia della vita e basta. Cioè, non dico che per ogni vita corrisponde una morte così matematico e brutale. Però proprio come, a livello proprio di essenziale, cioè, il lato oscuro della vita è la morte, e il lato oscuro della morte è la vita. Cioè proprio, se consideri una parte, diciamo, difficilmente riesci a vedere chiaramente l'altra. Sì. E la cosa più bella è che tutti cerchiamo di fare più o meno, con più o meno passione, è quella di comunque avere tutte e due le cose chiaramente nitide davanti ai nostri occhi, cosa che invece non ci riusciamo quasi mai, perché proprio forse per proprio fisicità di questa cosa, o vedi bene una cosa e intravedi l'altra, o viceversa, è difficile avere chiaramente davanti agli occhi la vita e la morte così come sono al 100% e tu sei, diciamo, che tu sia al di qua o al di là, comunque ce li hai davanti agli occhi, chiaramente. È molto difficile. Però penso che sia una ricerca molto che valga la pena di fare, nonostante sia matematicamente tipo un asintoto che si avvicina sempre di più, ma non tocca mai la scissa, no? Sì. Però è una ricerca, forse è non la madre, il fulcro del concetto di ricerca è questo tipo. Qualsiasi ricerca può essere, non lo so. Bella, bella questa, Mi bella, mi piace piace sparare le perle così. molto. Sì, a me piacciono tantissimo, quindi hai trovato la Ottimo. persona giusta. Allora è fuoco, non è solo fuoco amico, ma è anche fuoco ben ricevuto. Sì, assolutamente. Bene. E niente, beh, insomma, l'ultima io vorrei concludere chiedendoti appunto, sì, che è anche quello che un po' che mi interessa, il rapporto con le arti marziali e anche il progetto che tu stai cercando di avviare, hai avviato, adesso non ho ben capito, ma sì, cosa rappresenta per te, cosa rappresentano le arti marziali?
Sì, questo ti va di appunto, raccontare un attimino, anche brevemente, cosa Allora, tu stai lavorando e cosa sono le arti marziali per te, cosa hanno rappresentato nella tua vita. io di tutto quello che ho affrontato della cultura orientale, un po' per la mia età forse, cioè da ragazzino, un po' per vari, non so, per varie intersezioni di dimensioni, non so, però mi sono particolarmente focalizzato sullo studio appunto delle arti marziali, partendo dal judo, che anche il fatto che sia il judo in qualche modo è sintomatico, perché io ho fatto poi una tesi di laurea proprio sul judo alla Triennale. E il judo è particolare perché è la prima arte marziale intesa nel senso moderno che noi abbiamo oggi. Cioè, prima del judo che nasce, si fa coincidere la data con il 1882. Quindi stiamo parlando di circa 150 anni. 1882 sono 118 più 23, sì, sono 140, circa 150 anni fa. E questo segna la netta separazione con la concezione antica di arti marziali, che era quella praticamente di tecniche per uccidere. Tecniche per combattere apertamente in un campo di battaglia, eccetera, con il concetto più moderno di arti marziali, che è una sorta di ibrido tra lo sport, l'educazione fisica, la filosofia, lo sviluppo armonico di corpo e mente. Tutti questi discorsi qua erano molto più grezzi delle arti marziali storiche. Anche se la cinematografia dopo le ha rese quasi sullo stesso livello, in realtà non era così, soprattutto in Giappone, soprattutto. Anche perché appunto determinati, cioè, in Cina era stato anche così, però la Cina aveva ha avuto un altro tipo di storia. E diciamo che in Cina si può intendere quello che io intendo col judo, con il Jeet Kune Do, che è la tecnica di Bruce Lee, che però è arrivata negli anni 70, 60, 70, quindi quasi 100 anni dopo, circa 80, 100 anni dopo il judo. Ma comunque sono praticamente il fondatore del judo era un ragazzino magretto che veniva sempre preso per il culo al liceo, e lui faceva baseball perché si era appena aperto il Giappone agli occidentali da pochi decenni, circa neanche 20 anni, si era aperto il Giappone all'Occidente. Lui studiava inglese e letteratura occidentale, quindi era un po', diciamo, quello lì che guardava ai paesi esotici dal suo punto di vista, e poi siccome appunto veniva sempre preso di mira da magari ex figli di ex samurai o personaggi che avevano avuto un passato con la guerra, e che aprendosi all'Occidente non avevano più modo di sfogare la loro irascibilità guerriera, non so come dire, allora se la prendeva con quelli più innocui, diciamo. Anche perché lui, oltre ad essere fisicamente gracile, eccetera, era figlio di un commerciante di sake, quindi non è che fosse particolarmente non era di tradizione samurai, per esempio.
e anche questo ha fatto sì che lui sviluppò, che lui ha sviluppato questo suo stile che non ha nulla a che vedere con gli antichi stili, diciamo. Perché lui poi ha praticato jiu-jitsu semplicemente per imparare a difendersi dai ragazzi che lo prendevano di mira. Anche perché immagino che fino all'Ottocento in Giappone non erano solo parolacce, insulti o cattiverie. Penso che gli davano, cioè, Sì. penso che si dessero molto più di quello che ci fanno vedere oggi qui da noi, insomma. Che magari ogni tanto si vede quella là che regista col cellulare, l'amica che picchia la fidanzata dell'ex, eccetera. Ma sono cose che secondo me non sono così frequenti come potevano essere all'epoca. Insomma, lui impara il jiu-jitsu, riceve la pergamena dei segreti, adesso non ti sto qui a dire tutti i dettagli, comunque, e dopo però decide di inventare un nuovo stile che prende ad esempio i due stili di jiu-jitsu che lui aveva praticato, li mette insieme, li fonde, crea un terzo stile a cui aggiunge altre cose che non c'erano e lo chiama judo in sostanza. Ok, questa era il background culturale da cui ho preso la mia passione, diciamo. Poi però praticamente sono venuto a contatto con tante altre realtà, dalla spada giapponese un po' di karate, un po' di cose. Non sono mai stato un campione io di arti marziali. Diciamo che la cosa comunque bella delle arti marziali è che mi piace particolarmente è che appunto permette in sicurezza, con una buona sicurezza, di attingere a quelli che sono gli istinti antichi di ogni essere umano e in qualche modo di declinarli verso altre direzioni. Quindi, anche perché quello che diceva l'inventore del judo, Jigoro Kano, diceva appunto, cioè quello che tengo delle arti marziali antiche è solo una rivisitazione del Bushido. Il Bushido era il codice del samurai, cioè un po' come sarebbe da noi il codice cavalleresco, dei cavalieri medievali più o meno. Mi viene in mente la scherma, nel nostro caso, la scherma moderna. Non so, non conosco se hanno anche loro se attingono al codice cavalleresco oppure no, non ti so dire. Non so se tu mi sembra che hai fatto scherma. Ah, Ah, io faccio scherma, sì, tu fai scherma pratico. ancora? Sì, Ok. faccio padel, Quindi puoi scherma dirmi moderna. tu come funziona da quel punto di vista, perché non Sì, lo so. beh. Non conosco proprio le origini, però mi viene da pensare come si sia passati da probabilmente una scherma, sì, un'arte che serviva ad uccidere e progressivamente sia diventata uno sport, proprio uno sport, Sì, non una vera e propria arte marziale come magari il judo o altre arti marziali perché è molto competitivo e ci sono un sistema di punteggio, quindi è uno sport a tutti gli effetti, ecco. Magari c'è meno però l'aspetto filosofico, anzi non c'è l'aspetto filosofico, non c'è. C'è proprio l'aspetto agonistico, prevale l'aspetto agonistico. Però è interessante appunto l'evoluzione, sì, dal semplice uccidersi con una spada a divertirsi fondamentalmente. Esatto. Ma Thomas, infatti scusate. lui diceva che ai ragazzi dell'antichità veniva insegnato, venivano presentate le arti marziali come imparare un motivo per cui morire, insegnargli un motivo per cui morire. Mentre lui, la sua innovazione è stata quella di insegnare ai ragazzi un motivo per cui vivere. Ah, beh, sì. Cioè lui ha cambiato con una sola parola, Wow. ha cambiato proprio il punto di vista di tutto il discorso. Per cui dopo è stato talmente vincente come concetto che dal judo dopo ad oggi, cioè in questi 150 anni, non dico tutte, ma
moltissime arti marziali hanno fatto la stessa cosa, cioè si sono sportivizzate e laddove non hanno raggiunto il livello di sport come il judo, perché anche il judo posso dire che è quasi come la scherma, nel senso che hai dei punteggi molto chiari, c'è anche un judo estremamente agonistico, che nulla a che vedere con, anche se sì, ha una piccola, ha sempre un alone, un po' di filosofia, eccetera, però non è necessaria a livello olimpico, a livello, non è Chiaro, necessaria, diciamo. perché prevale la competizione. Sì, certo, come tutti gli sport, anche lì è così, però anche alcune arti marziali che magari non hanno raggiunto questo status di sport al 100%, comunque si sono aggiornate a una visione molto simile. Cioè sublimando quella che era l'uccisione dell'avversario, insomma, moltissime, dal taekwondo al karate, adesso recentemente il kung fu sta cercando di farlo, ma è un po' più complicato per la sua natura, per la sua storia, ma comunque anche il kung fu lo sta facendo, ha tante altre arti, la muay thai, il kali, l'escrima, ci sono un sacco di arti marziali. Il kendo, il kenjutsu, aikido, eccetera. A me piace tantissimo l'aikido, infatti Cioè, l'ho l'aikido praticato, l'ho praticato. in qualche modo l'aikido è il successore del judo in linea temporale, diciamo, almeno filosoficamente. Diciamo che c'è stato prima c'era il jiu-jitsu, dopo c'era il judo e dopo ci sarebbe l'aikido. A livello di filosofia è al 100% così. A livello di storia, di pratica, è un po' più nebulosa la storia, però sicuramente l'Aikido io penso che sia filosoficamente il successore del judo, perché appunto si basa su principi di energia, che il judo, non, neanche il judo arrivava a considerare. No, infatti. E poi sì, mi piace, cioè, un po' come tutte le cose, tra l'altro, finché diciamo più ne parli, meno riesci a farle in qualche modo. Adesso non so come dirtelo Sì. in maniera più chiara, però diciamo che da quando ho sviluppato quest'idea di fare un progetto, con un'arte marziale inventata da me, che è appunto sulla base di quello che ho imparato. E delle esperienze che ho avuto al di là delle arti marziali stesse, ho creato questo stile nuovo di cui ho notato cose di qua e di là, però da quando ho iniziato a parlarne mi viene sempre più difficile praticarlo. Di conseguenza, sono sicuro che è un progetto che mi è piaciuto tantissimo progettare, quello tantissimo. Mi piacerebbe realizzarlo, però sono sicuro che se volessi realizzarlo davvero dovrei passare di nuovo per la fase silenziosa del discorso, che però non sarà adesso, visto che ne stiamo parlando. Perché ormai, cioè, comunque accetto che c'è anche questa fase, tra virgolette, passiva del progetto, perché è così che funziona, non è Eh più. beh sì, probabilmente è una cosa che deve anche emergere, non lo so, da sola forse o diventa un'urgenza forse interiore. Sì, esatto. E lì la fai indipendentemente dalle risorse e anche indipendentemente da dove sei. Io ho fatto, come si chiama? Sì, questo progetto, cosa volevo dirti? Beh sì, insomma, un progetto un po' ambizioso, nel senso che è importante appunto che la teoria si scontri con la realtà, con la pratica.
perché c'è stato un periodo di personale soddisfazione massima in cui quasi magicamente qualsiasi cosa io teorizzavo riuscivo a farla dopo 10 minuti. Ed era una cosa che sì, dà una certa soddisfazione notevole, insomma, a prescindere che ti vedano oppure no. Sei proprio soddisfatto di te stesso. E questa cosa, appunto, come ti ho già detto, è venuta meno quando, anche per ovvie ragioni, esagerando anche con la teoria, è più difficile che avvenga dopo 10 minuti, la pratica immediatamente. Quando avevo un certo equilibrio nella formulazione anche della teoria, la pratica veniva da sé. Era quasi come se quella paginetta di teoria mi servisse come necessaria per fare. Allora c'era un equilibrio che portava solo grandi soddisfazioni. Quando per vari motivi mi sono reso conto, ho iniziato a teorizzare un po' al di là di questo schema, allora non riuscivo più a mettere in pratica quello che avevo appena scritto. E questo mi ha creato, da un punto di vista progettuale, un progetto bellissimo, ambiziosissimo, fantastico, però una sorta di frustrazione latente perché non era più come all'inizio, quando, anche se erano cose nuove, che non esistevano, che avevo inventato io, eccetera, scrivevo e succedevano, dopo non era più così, perché, diciamo, per far quadrare tutto il progetto è diventato più una cosa fatta a tavolino. E che sicuramente per semplice squilibrio tra sì, come ti ho appena detto, per lo squilibrio della teoria con la praticità si è un po' mi ha dato meno soddisfazione a livello fisico proprio, Ma come... visto che di quello si parla. Adesso che il progetto comunque la stesura è finita, diciamo, non c'è niente da aggiungere. Se non appunto la pratica da cui eventualmente si può tornare a correggere la teoria. Però Chiaro, chiaro, sì. dal punto di vista teorico è pronto e basta, non c'è niente da aggiungere. L'unica cosa è che faccio fatica a riprendere con la pratica, con la pratica indirizzata giusta, e che proprio perché è una cosa comune a tantissime altre realtà, ma comunque se non hai soddisfazioni abbastanza veloci Beh, sì. Beh, è abbastanza dura perseverare, nonostante bisogna fare anche quello, se uno ci crede lo fa, se non ci crede deve accettare a che non ci crede, cioè non puoi bluffare in nessun caso. no, chiaro. E sto dicendo che mi piacerebbe tornare a crederci come prima. Anche se mi piace citare un ragazzo che fa parkour, che dice che quando gli viene chiesto, un ragazzo di Urbino che fa parkour, quando gli si chiede: ma tu cosa fai quando non ti alleni? Lui dice: mi alleno a non allenarmi. Cioè, e quindi cioè, io ritengo una risposta di una genialità stratosferica, e io sono più o meno, mi ha dato un po' di uno spiraglio di luce, perché adesso che appunto non mi ritengo affatto di poter vantare nemmeno come stesso, si intende, una grande pratica di un'arte marziale innovativa creata da me. Cioè, posso dire che ho inventato un po' a livello fantasy cose interessanti, di Sì. cui una piccola parte è già avviata praticamente, ma una grande parte, forse la più interessante, rimane sulla carta. Ma già il fatto che comunque ne stiamo parlando adesso io e te, così anche sì, su questo livello magari penso che possa essere anche l'inizio di qualcosa, cioè anche Dai, me lo esternare auguro. pubblicamente verso l'esterno, credo sia a un certo punto. Sì, Eh sì. Eh necessario, e anche perché probabilmente c'è sì. E un'esigenza ormai che sta crescendo. quindi c'è questa cosa di
cosa fai quando praticamente cosa fai quando non stai facendo niente? Mi alleno a non fare niente, ok? Cioè, messa così mi fa un po' più accettare anche il discorso di prima, il mio bioritmo personale, per cui dico, ok, io non posso, alla luce di una cosa che magari sarebbe più o meno rivoluzionaria a livello collettivo, sacrificare il mio bioritmo a tal punto da non riuscire a farla. Cioè, renditi conto, sarebbe in termine tecnico si chiama letteralmente suicidio. Allora, io vale la pena suicidarmi con anche nessuna garanzia che suicidandomi riuscirei a far sviluppare questa cosa oppure no? Cioè, io sono arrivato a questo limite ultimo, a questa morte del progetto. E quindi sentire questo ragazzo che dice: io quando non mi alleno a non allenarmi, mi ha riaperto di nuovo il ciclo, per cui dico: ok, si vede che non è adesso che deve succedere, però è sempre una cosa latente per quanto abbassi voltaggio, abbassi giri, comunque è latente, per cui ogni tanto sì, io ogni giorno, ancora adesso vado al parchetto ogni giorno, però Beh, sì. non vado come andavo l'anno scorso, 2 anni fa, che davo tantissimo, o comunque davo molto, molto di più. Io vado così un po' per inerzia, un po' così, però poi come una cosa quasi un po' magica, un po' cinematografica. Sì. Una volta che ho finito questo progetto, questo processo di messa a punto, sono arrivate un sacco di altre esigenze nella mia vita, come il lavoro, l'indipendenza economica, affettiva, eccetera, eccetera, che quasi come se la vita mi stesse dicendo: boh, hai fatto la tua cazzata, bene, bravissimo, adesso però devi vivere normalmente. Faccio, come? Ho sprecato. Ho usato tutto il mio tempo, tutte le mie energie per una cosa innovativa, fantastica, e adesso mi stanno chiedendo di non farla proprio, ma non perché non vale. Anzi, mi dicono: bravo, vale tantissimo, però come mangi? Però chi è che ti vuole bene? Però, cioè, capito, tutte queste cose dico: cazzo, e questa è una mazzata non da poco. Però, considerato che quando non mi alleno a non allenarmi, potrebbe benissimo che io ho lì il mio fascicolo nel cassetto. Lo sappiamo io, tu e quelli che ho coinvolto, e poi magari tra tot tempo, che può essere il tempo libero, cioè quell'intersezione tra tempistica e bioritmi, viene fuori in maniera più o meno veloce. Cioè, questo io ti sto parlando nella maniera più, come si dice, concreta possibile, perché so bene che soprattutto se colto da passione posso facilmente parlare anche in maniera tutt'altro che concreta, però non è funzionale a nessuno, neanche a me, di conseguenza non lo faccio. Chiaro, sì. Ma io credo, guarda, che sia anche una questione poi di tempi, beh, l'hai già detto di tempistica, ma anche di una tempistica legata alle proprie energie, se vogliamo. Cioè, quel tempo libero, secondo me, è fondamentale proprio per far emergere questa energia. E quel tempo libero, secondo me, serve anche da alimentare questa energia latente, nascosta, che poi da sola ci mostrerà, ci mostra comunque la via. È come innaffiare una pianta. Cioè, io proprio recentemente ho vissuto questa esperienza perché non so se te ne avevo parlato, non so se te ne avevo parlato, ma sono 2 anni che ho lavorato a un soggetto per un film. Che vorrei realizzare. E per 2 anni io sono andato avanti dicendomi: ok, devo trovare qualcuno che mi aiuti a scrivere una sceneggiatura. Perché, sai, mi ero convinto, ma dicevo a me stesso: tu non sei in grado di scrivere una sceneggiatura. E
tra virgolette, l'universo mi ha sempre chiuso le porte, mi ha sempre impedito di trovare questa persona. Nel frattempo dovevo fare i conti con appunto le tempistiche degli altri, della collettività, e sono arrivato a un punto in cui proprio mi sono trovato da solo nel buio più totale. Ma lì, appunto, osservandomi, ho sentito questa energia che emergeva e il giorno dopo mi sono messo a scrivere io questa sceneggiatura. E adesso sono arrivato al punto che praticamente l'ho quasi finita nel giro neanche di 2/3 settimane. Ma dopo aver vissuto proprio l'ora più buia, nel senso. Perché? Ma Se perché posso è stata interromperti. necessaria a far emergere questa energia. Però questa esperienza l'ho vissuta con consapevolezza, nel senso che non ho accusato il mondo, nessuno, non ho fatto la rivoluzione, ho compiuto una evoluzione. E tra virgolette, sì, mi sono aperto a questo contesto e ho percepito questa energia, questa voce interiore che mi ha detto: devi essere tu a prendere in mano questa situazione, non importa come, quando, devi farlo. E mi sono messo a scrivere, cosa che per me è stato un blocco che è durato più di 2 anni, fondamentalmente. Però, appunto, guidato da questa energia quasi corporea, oserei dire, che mi ha spinto a fare qualcosa che per me era praticamente impossibile. All'Edoardo di 2 anni fa risultava essere un limite quasi. E niente, quindi adesso in realtà mi sono trovato, appunto, a scrivere una sceneggiatura cinematografica. E devo ammettere che tra l'altro mi ha permesso di esplorare una dimensione che per me era sconosciuta fino ad ora, cioè la dimensione dell'immaginazione e dell'immaginazione. Perché anche scrivere, far dire delle cose ai propri personaggi, per me ha rappresentato il massimo della libertà totale. Perché, come ben sai, come mi hai detto tu prima, all'interno di questo contesto non possiamo permetterci di raccontare tutto, perché ci sono persone che non ti capiscono, persone che si offendono, mentre all'interno dell'immaginazione, dell'arte, tu puoi dire quello che vuoi, non ci sono filtri, non ci sono schemi, limiti, e ai personaggi puoi far dire anche le Certo. cose più brutte possibili. E lì, cioè, proprio mi si è aperto veramente una dimensione infinita. Di infinito, perché è possibile dare forma a tutto ciò che hai sempre pensato, che ti ha sempre ossessionato, e è stato bellissimo, bellissimo, ed è tuttora per me un viaggio che continua e chissà poi dove ti può portare. E sì, ecco, ti ho raccontato appunto, la mia storia personale riguardo proprio a questi, non so cosa siano, delle spinte probabilmente, delle esigenze di voler manifestare qualcosa che noi sentiamo, ma che ancora magari non riusciamo. E poi con l'osservazione, la contemplazione, c'è questa energia che ti fa fare cose che alla personalità vecchia non sarebbe mai stato possibile concepire. Sì, ecco. Quindi sì, no, non so se questo si possa anche applicare al tuo progetto, alla tua idea, nel senso che sì. Poi siamo diversi, ovviamente. Beh, sicuramente non ne ho la più pallida idea e penso che sia una cosa anche positiva, in qualche Sì, modo. tu avevi No. trovato un nome per questa disciplina? Sì, io il nome l'ho
come si dice, non è definitivo, però avevo trovato come Lovell lo stile dell'Alce che non c'è, Ah, bellissimo, bellissimo. lo stile dell'Alce che non c'è, avevo altri nomi, poi questo qua per adesso mi sembra il migliore, ma comunque sì, diciamo che il nome lo deciderò meglio quando saprò Sì, riempirlo. beh, sì. Sì, verrà da sé Adesso poi, verrà da sé. Sì, è una bozza, probabilmente. esatto. Possiamo vedere Lo una bozza. stile appunto dell'Alce che non c'è. Questo era Bello. No, mi piace l'idea in dell'album. italiano, poi, perché di solito uno diventa un'arte marziale, usa sempre dei nomi giapponesi o che so, il Marco Do, che ne so. Sì. Queste cose qua, io invece ho voluto essere un po' più italocentrico, non so, e ho chiamato proprio lo stile dell'Alce che non c'è, tutto in italiano dall'inizio alla Sì. fine, con eventuali traduzioni estere per chi volesse capirlo dall'estero, ma comunque in Italia lo dico in italiano, appunto. Wow, ma c'è un motivo perché ti viene in mente l'alce per una simbologia oppure. Ma in realtà l'Alce, siccome sono stato in Scandinavia più volte ultimamente, allora l'Alce in Scandinavia è un po' viene chiamato il re della foresta. Ah, sì. Ed è un po' l'animale simbolo della Scandinavia, nel senso che è il, non mi ricordo come si chiamano quel tipo di animali, ma comunque tra daino, cervo, cerbiatto, eccetera, l'Alce è il più grande di tutti. Sarà 3-4 metri di bestia, ha un palco fisso, cioè non, mi sembra che non perde il palco l'Alce, mi pare. Beh, comunque è un animale, cioè, molto, un po' come il leone della savana, c'è cioè l'Alce in Scandinavia più o meno. Però è un erbivoro, Ah, sì. cioè questa cosa mi aveva un po'. Mi era un po' piaciuta, nel senso che non è come dire quell'animale cattivo in qualche modo che uno si può immaginare, visto che è Beh, più sì. forte ed è un animale, sarà sicuramente un cattivone. Non è neanche poi così tanto cattivo alla fine. E quindi boh, per questo avevo scelto questa immagine come valida. Avevo altri animali che non ci sono come che so, lo stile della scimmia che non c'è, lo stile del. Cioè, si può mettere con qualsiasi animale, però tra tutto il pantheon degli animali avevo scelto l'alce alla fine. Vediamo se sarà ancora l'alce vorrei che fosse un po' come vorrei che praticandolo si denominasse da solo, insomma, perché il nome è il risultato di tutta la progettazione teorica in realtà. Ma E magari sì. Ci sarà sicuramente un nome più adeguato, come no, magari rimane questo. se uno volesse provare a praticare, a mettere in pratica quello che tu hai sviluppato in questi anni, come può, cioè dove ti trova? Cioè, com'è che, dove ti Beh, raggiungono? attualmente mi trovo in tutti i parchetti di Treviso. Di Treviso, Un ok. po' random, e io pratico, sono delle specie di movimenti uniti a una preparazione fisica standard, piegamenti addominali, quelle cose là. Poi ci sono dei movimenti che sono delle specie di forme di tipo Tai Chi, queste cose qua, che hanno determinati significati o che partono ovviamente dal mio corpo, quindi no, è una cosa che non si può dire che non è soggettiva, certo che è soggettiva. Quello che rende questo progetto un progetto e non la mia ginnastica personale, perché se no diventa solo quello, è proprio il fatto che io ho tenuto conto anche dei discorsi che abbiamo fatto fino adesso, cioè Ah, wow. tempistica, bioritmo, cioè tenendo conto di questo e tenendo conto che comunque essendo frutto mio ha un'impronta personale sicuramente abbastanza chiara,
comunque tiene conto anche delle tempistiche, oltre che del mio bioritmo personale, e non solo del mio, cioè anche di altri bioritmi di cui ho avuto modo di conoscere, insomma, che si sono presentati a me, e anche delle tempistiche del quale mi sono trovato a vivere, che sono principalmente, sì, l'Italia, la Scandinavia e il Giappone, praticamente. L'Asia, l'Italia e la Scandinavia, sì. Più o meno, quelli sono i posti dove ho passato più tempo della mia vita. Sicuramente l'Italia la fa da padrona, e poi in Scandinavia sono stato 15 mesi, più o meno, e più o meno che in Giappone. Quindi, in realtà, per quanto io abbia viaggiato molto, stando tanto in un posto, non sono mai stato più di 15 mesi in un posto. Quindi sono stato 15 mesi in Scandinavia, 15 mesi in Giappone, forse 13-14 in Giappone, anche un po' meno. E poi, che so, un mese qui, un mese lì, 2 settimane qui, 2 settimane lì, ma quello è più turismo che non vita, diciamo. Chiaro. Sì. Diciamo che sopra un anno penso che si possa definire, forse anche qualcosa in meno si può definire vita all'estero. Se tu stai 10 mesi in un posto, non è come 10 giorni o un mese. Allora, sì. Quindi, risultato di quelle mie esperienze là. Poi, metti caso che io adesso vada in Canada per 3 anni, anche in Canada ci sono le alci, tra l'altro, quindi non sarebbe quello il problema. Ok. Però potrei essere anche che vado in Tanzania per 2 anni, che ne so, Sì, no? O in sì, sì. India, non lo so. Cioè, poi tutto si può dire facendo, però la base è quella, insomma. Io lo so che in qualche modo mi sto più gongolando di questo progetto che non impegnandomi per farlo, adesso come adesso. Però penso, come ti ho detto prima, che intanto la consapevolezza di questa cosa sia un po' un cuscinetto per evitare cazzate gravi, e che comunque sì, la prendo forse al termine di un progetto, abbastanza sostanzioso e anche quasi normale. Volessi prendere una pausa in qualche modo. Sì. Ma ci sta tutto, ci sta tutto. Poi, anzi, come dici tu sei stato 2 anni con l'intenzione di scrivere Eh beh, una sì. sceneggiatura, e non sei riuscito neanche a toccare il computer, una penna, e dopo all'improvviso è Sì, caduto tutto. ma perché sono, ripeto, secondo me, è un'ipotesi di lavoro la mia, quello che sto per dire. È che sono energie che proprio devono venire fuori da sole e Sì. spesso vengono fuori nei momenti più strani, più impensabili. E poi io credo che comunque tutto si manifesta secondo una volontà che non dipende tanto dalla nostra. Noi possiamo favorire questa cosa, probabilmente, non lo so, ma tutto arriva nel momento giusto. Sì, Poi infatti c'è. anche forzare la cosa, secondo me, diventa quasi più un falsare la cosa. Cioè, se tu forzi una determinata energia, invece di funzionare meglio, non so come dire, Sì. funziona addirittura peggio. Cioè. Sì, Quindi se io ho avuto questa spinta a fare questo progetto, vuol dire che la spinta c'era, ma se poi la spinta non c'è nell'andare oltre adesso e io la forzo troppo, sicuramente più che realizzare un progetto diventa quasi un voler fare il personaggio. beh, E sì. non è quello il mio obiettivo. No, no, chiaro. Ma guarda, a me viene in mente la scherma, quando pratico la scherma. Allora, ci sono momenti in cui nell'assalto, tu ovviamente devi. L'obiettivo è toccare l'avversario, quindi, tra Ok. virgolette, cercare di vincere. E
Se io egoicamente mi metto in testa e dico, ok, adesso faccio questa mossa perché voglio toccare l'avversario, non ci riesco, fallisco. Quando invece riesco a toccare l'avversario è quando non penso e c'è una forza creativa che agisce attraverso di me. Però io devo mettermi nella Esatto. condizione per arrivare a quel contesto, che è una condizione di partire da una tecnica che comunque ho imparato, e però devo arrivare a creare una condizione interiore in cui non c'è volontà. E lì succede qualcosa, e lì crei veramente arte, lì fai arte con qualunque strumento, poco importa, perché azzeri l'ego. E una forza misteriosa ti fa fare delle cose impensabili, che è che quando tu, noi guardiamo lo sport, se guardi Messi o Maradona, loro Sì, stessi capisci che non stanno agendo, ma sono agiti da una forza, perché non c'è ego. esatto. E quindi, secondo me, dobbiamo proprio entrare in quella dimensione quotidiana di giocosità Della che ti vita come l'arte, permette. della vita Esatto, come sì, eh l'arte. sì. E poi lì le cose proprio. Quello sarebbe. Io penso che questo sia forse il motivo per cui ci siamo incontrati io e te. Ah beh, Abbiamo sì. Ah, questa sì. idea comune Sì. della vita come l'arte, a prescindere dal tipo di arte No, no, e dal tipo di vita. assolutamente. No, no, assolutamente, ma è E, così. allora, mancano 3 minuti per fare 2 ore Sì. giuste, se non Sì, sbaglio. sì, sì, sì. Allora, volevo dirti proprio di questa cosa di Messi, che tipo che tu hai detto che so, Messi che sembra che non sta agendo, però è bravissimo. Io una cosa, il mio blocco più grande in questo modo di pensare, che non voglio nascondertelo, è quello di quando raggiungi questo tipo di maestria, ovvero quando tu, cioè per assurdo già a parole sembriamo due pazzi fuori di testa, però siccome siamo solo io e te, chi se ne frega, praticamente quando raggiungi questo livello di maestria, che lo raggiungi solo quando tu praticamente non ci sei, perché se tu non ci sei, viene fuori l'arte, non so come dire. Molti pensano che l'arte sia la dimostrazione di un, la, la, come si chiama, l'espressione di un ego, più o meno, qualunque ego sia, ma l'espressione di un ego, insomma. Invece la vera arte è l'espressione di quello che non è ego affatto, ma che passa attraverso un ego Vabbè, semplicemente per esprimersi. assolutamente. Capisci, no? E Assolutamente. quindi io ho questa paura che quando appunto raggiungi questo livello di maestria in cui tu praticamente non ci sei, mi fa paura l'idea della qualche modo del concetto di doping, di droga, che ti fa capire che, cioè, oggettivamente è in Non puoi capire se tu sei veramente, tra virgolette, pulito oppure no, perché una cosa del genere la puoi falsare con delle sostanze per avere lo stesso risultato, anche se sono fermamente convinto che, come dire, alla lunga in qualche modo, cioè, vince l'onestà massima, però alla corta no. E quindi mi fa paura questa cosa, non so Sì, no, se è chiaro. ci sta, ma ti dico, io l'ho vissuta con il senso, io la vivevo con il senso di colpa, cioè, Beh, è la droga più potente perché, che esiste, probabilmente. sì, perché, sai, mi trovavo a fare delle cose strane che nessuno dall'esterno addirittura mi diceva, ma come ci sei riuscito? E io non sapevo dare una risposta e pensavo addirittura di essere scarso, perché non ero in grado di spiegare quella cosa. E adesso ho capito invece che è quella la genialità, tra virgolette, nel senso, cioè lasciare fare senza dover etichettarla o senza dover dare una spiegazione, è una forza che si manifesta, che non può e non deve essere descritta o spiegata. Geniale, perché si preserva da sola praticamente. Sì, è un'energia, è come, sì, come Geniale. nutrirsi, come nutrirsi. Beh, Edo, io ti No, ringrazio. Marco, grazie a te.
No, queste mi hai due quasi. ore Sì. speravo di stare dentro una, però vabbè, dato che Mi è così. spiace, lo so che sì. Diciamo che dalla domanda sulla morte in poi si è aperto un nuovo mondo che poteva essere un'altra intervista, ma va bene, abbiamo fatte due in una, va bene lo Sì, stesso. ma guarda, poi se in futuro vogliamo. Sì, se hai voglia anche tu di affrontare anche nuove tematiche più avanti, insomma, possiamo farlo tranquillamente, ecco. Io sono sempre qua. Grazie e Niente, fammi grazie a te. sapere se la posti, dove la metti. Sì, beh, questo è tutto su YouTube, sul mio canale YouTube. Questa intervista sarà su YouTube. E speriamo qualcuno che è interessato a sapere di più sul tuo progetto possa vederlo e chi lo sa incuriosirsi, Grazie. perché sì, secondo me è qualcosa di geniale che merita sicuramente di essere sperimentato. E niente, va bene.